amici, buongiorno. Cari amici, buongiorno Vittorio e Mauro, Ari, buongiorno. A te e agli amici che ci ascoltano. Agli amici che ci ascoltano. In effetti è stato un po' inusuale che noi abbiamo fatto questo aperitivamente per una partita che sarà fra 15 giorni, in effetti. Però, obiettivamente, dopo quello che è successo domenica e soprattutto nei giorni a seguire fino a ieri, mi sembrava giusto non lasciare soltanto la prima pagina alla TV o ai giornali. Era giusto anche che ci fossimo noi sul web a commentare quanto successo domenica, a commentare la fine del campionato e a commentare l'acquisto, l'esonero, diciamo, del vecchio tecnico e l'acquisto del nuovo tecnico che deve che dovrebbe traghettarci in questa Serie B. Di questo ed eventualmente di altro ne parleremo, come già detto, con Vittorio Renna, che già sta assorbisce il suo caffè. Buono. E con Mauro, che invece non lo sta assorbendo, fra poco lo girerà il caffè, sì, fatto da Twin Towers. Lo sta arrumando. Lo sta arrumando. A voi la parola. Mario, sappiamo tutti come si è concluso questo campionato. Mario. Nessuno, il peggiore, il più pessimista dei tifosi avrebbe mai potuto immaginare un epilogo del genere. È vero. Purtroppo quello che non ci aspettavamo, che non avremmo mai voluto vedere, è accaduto. È accaduto. Il Trapani ha meritatamente vinto il campionato, ha giocato meglio di noi, è e stato più squadra di noi. Di cappello, sì, è tanto di cappello, perché non ha rubato niente, non l'ha vinto per fortuna, è stata più determinata, più decisa, più squadra. Prima di dare la parola a Mauro Pantani, vorrei fare, a proposito del Trapani, una piccola precisazione. Me lo consenti? Il Trapani lo scorso anno aveva 12 punti di vantaggio a 10 partite dalla fine, è stato capace a perderli, è stato capace ad andare ai playoff, è stato capace a perdere i playoff. L'allenatore di quel Trapani si chiamava Boscaglia. Vedo questo campionato vinto dal Trapani e noto che l'allenatore del campionato vincente si chiama Boscaglia. È sempre così. Allora io dico, come mai quella dirigenza dinanzi a quel flop non ha ritenuto mandarlo via, ma lo ha tenuto fino alla fine, anzi riconfermando. Ti spiego subito, Mauro, me lo spieghi tu e me lo spiega poi Mauro, sì, da ex calciatore. Ecco, io te lo spiego subito, perché l'anno scorso si è fatto rimontare e non ha vinto il campionato, è stato eliminato ai playoff. Un motivo c'è: aveva soltanto Boscaglia, bravo allenatore, aveva soltanto 11 giocatori, non aveva elementi in panchina buoni, nessun giocatore è buono in panchina, aveva solo 11 giocatori, quindi era impossibile vincere il campionato. Quest'anno aveva invece una buona, ottima panchina. Visto quello che era successo l'anno scorso, la società ha provveduto, ha mantenuto Boscaglia perché era valido l'allenatore, ha rinforzato la squadra, ha rinforzato la panchina. Basta pensare a Mancoso, un giocatore che è stato in panchina e che a Lecce ha segnato 2 gol, domenica ne ha segnati 3, 15 giorni fa ne ha segnati 2 altri. Poi ha composto un attacco fatto da 2 uomini importanti, Abate e Mancoso, uno 15 e uno 14 gol, 29 gol. Noi abbiamo tenuto 2 giocatori da 29 gol, Mario, non l'abbiamo tenuto. Glielo chiediamo a Mauro Pantani. No, io che di gol se ne intende? Condivido molto quello che ha detto, che il Trapani abbia meritato di vincere, questo è ovvio, ma te ti sei dimenticato di dire che il Lecce lo ha regalato questo campionato, cioè i meriti del Trapani non sono i propri, ma sono di una squadra che ha finito il campionato con una media sotto i 2 punti a partita, voglio dire, o mi sembra 2 punti precisi. Sì, precisi, precisi. Precisi, 2 punti precisi. Ragazzi, ma 2 punti a partita con l'ottica dei 3 punti significa che un terzo dei punti l'hai buttati per la strada, l'hai persi per la strada. Non è una media alta. Non ha avuto un buon inizio, non ha avuto un buon inizio. Io ti sto dicendo, la media è molto bassa rispetto a quello che io ti dico, quando io ho vinto i campionati, io l'ho vinto, a quei tempi c'erano 2 punti soltanto a vittoria, però rapportati rispetto a questo abbiamo vinto a 2,40, 2,45. Cioè con una media diversa. Una media diversa. Questo significa che evidentemente il Lecce ha per forza regalato qualcosa. Ora tu dici, ha regalato oppure il dubbio è questo? No, ha regalato, ma ecco, oppure non siamo stati all'altezza? Tra il tecnico e i calciatori, tra i 2 tecnici, non sono stati all'altezza. Io dico che molto è regalato,
ma molto dipende anche dal fatto, guarda, che i calciatori non hanno reso per quello che secondo me avrebbero dovuto. A proposito di regali, Mauro, se abbiamo regalato, abbiamo fatto un solo regalo, quello di far vincere il Trapani a Lecce, perché quella partita che io definii decisiva per il campionato, e dissi chi avrebbe vinto quella partita avrebbe vinto il campionato, e qualcuno mi disse decisiva no perché ne mancano molte partite, importante sì, ma non decisiva. Invece adesso alla fine del campionato dobbiamo dire, allora, che è stata decisiva, perché se l'avessimo vinta noi avremmo vinto noi il campionato e allora non il Trapani. Sei dell'opinione, quindi abbiamo regalato quella partita. Allora tu sei dell'opinione che non è stato il Lecce che ha regalato, ma è stato il Lecce che è inferiore da solo se tecnicamente al Trapani. Da solo se l'è perso il Lecce, però se l'è perso, a mio parere, scusatemi, andrò controcorrente, dirò un paradosso adesso qui, per il quale paradosso verrò sicuramente criticato, ma ripeto, i paradossi hanno una base di veridicità. Il Lecce, caro Vittorio, è stato vittima, io credo, e noi compresi, del complesso Ferrari, è inutile che ce lo nascondiamo. Si è partiti dal presupposto il Lecce è una Ferrari, il esatto. Lecce è una grande Ferrari. Grande errore, perché in effetti fossimo stati più realisti noi e gli altri, avremmo constatato che la Ferrari è da 7 anni che non vince nulla. Sì. Quindi essere complesso della Ferrari è un complesso di superiorità presunta, Mario, non reale. Ci siamo caduti tutti in questi inghippi. C'è stata una presidenza che ha detto a gennaio abbiamo vinto il campionato, dovremmo inventarci qualche cosa. Noi a seguire dietro. Siamo una Ferrari. Toma ha preso la squadra dicendo ho una Ferrari per le mani, ho una Ferrari, e infatti la Ferrari là. Tre titoli l'ha vinti Vettel con la Red Bull, uno l'ha vinto Hamilton con la McLaren, l'altro l'ha vinto Button con la McLaren, l'ultimo che ha vinto in Ferrari è stato Raikkonen, che non si esclude che possa vincere quest'anno con la Lotus. A proposito sempre della Ferrari, questa è una sciocchezza che disse Toma 3 mesi fa. Purtroppo il paradosso mi verrà perdonato, sì, del concetto Ferrari. Sì, purtroppo però domenica scorsa, dopo 3 mesi, con l'Albino Leffe, dopo una prestazione indecente, specialmente quella del secondo tempo, ha ripetuto: io sono convinto che ancora ho una Ferrari. Allora, ecco, questa è testardaggine. Ma io infatti mi sono chiesto se è nato a Maglia o è nato in Calabria. Vabbè, io Toma, mi sono, io perché mi non sono... è possibile essere vabbè, così testardi. Perché in Calabria sono più duri. Io mi sono chiesto. E l'ho chiesto, non ha voluto rimediare a molti errori. E l'ho chiesto a Mauro Pantani, da ex calciatore, prima che venissimo in trasmissione, e Mauro mi ha dato una risposta che ritengo giusta, la faccio parlare da lui. Questa serie di grossi giocatori per la Serie C che aveva il Lecce non hanno obiettivamente trovato riscontro in tutto il campionato, perché non c'è stato uno di questi, uno solo, ditemelo, che sia stato in grado di far il salto di qualità della partita, lo vinca io. Sentiamo un attimo Mauro. Ha ragione lui. Dai, allora io ho un principio molto semplice: nelle squadre di calcio c'è la possibilità che qualcuno da solo ti vinca le partite. In Lecce questo nessun giocatore da solo ha vinto la partita. Quando ha vinto perché la squadra ha risposto in maniera organica alle sollecitazioni dei due tecnici. Quando non ha risposto a queste sollecitazioni, non abbiamo. Ma nelle squadre di calcio c'è la necessità che anche le partite, guardiamo ai Totti, ai Del Piero, ai Messi, sono quei giocatori che 7-8 partite, quando le cose non vanno bene, te le vincono loro perché fanno prodezze. Qui ragazzi, che si fa? Mario, è vero. Tu Mario hai detto non c'è stato uno dei giocatori che abbia inciso in questa squadra. Io ti dico invece che sono stati gli allenatori che non hanno permesso a giocatori importanti di incidere in questa squadra. Quando giocatori come Memusciai e Bogliasino sono stati snaturati in ruoli non loro, colpa non è dei giocatori. Sì, può essere anche vero, però in assoluto. Perché io sono un particolare, ti ricordo, è un Mario. Teorema. E a te, Mauro. All'inizio del campionato, se noi prendiamo i giornali dell'inizio del campionato, delle prime 7-8 partite del periodo di Lerda, noi troviamo che Bogliasino e Medici hanno in media 7-7,5 ogni domenica. È vero. Perché con Toma hanno avuto 5-5 e mezzo? Non hanno raggiunto parole. Vittorio, è un teorema, perché anche nel passato di questi due calciatori non ci sono stati campionati in cui loro hanno brillato dall'inizio alla fine.
Sono giocatori validi, può darsi, io non metto in dubbio che possono essere stati impiegati bene o male, io questo non lo voglio giudicare perché è antipatico parlare da un ex allenatore, parlare di un allenatore, io non voglio. Io so soltanto una cosa, che nessuno dei nostri giocatori ha preso a carico la squadra quando le cose non andavano bene. Ci sono partite che non vanno bene. È vero questo, riconosciamo. E ci sono dei giocatori carico, che sì, si fanno Mario, carico delle scelte. Ma non dimentichiamo però che quando Allegri è andato via, qualche giorno prima, Scevantonno nelle sue dichiarazioni diceva che voleva andare via. Giacomazzi diceva che voleva andare via. Qualche altro giocatore voleva andare via. Gestione, quindi questi giocatori non stavano bene con l'allenatore. Che la gestione, con Toma Vittorio, più o meno è successa la stessa cosa. Toma, tatticamente, dal punto di vista tattico, abbiamo peggiorato. Senti, perché Vittorio, passando dal 4-2-3-1... Ascolta una cosa. Che la gestione dei giocatori non sia stata ottimale, siamo d'accordo tutti quanti. Che i risultati ci dicono che la gestione... Il risultato finale è quello. Che è quello. Però che i giocatori non abbiano reso secondo quello che tutti noi speravamo. Perché io parlare a livello personale è odioso, è antipatico. Ma nel periodo che ho giocato io, c'erano giocatori in tutte le squadre che riuscivano da solo a dare un volto alla squadra. Qui ragazzi, l'allenatore a me mi avesse detto qualunque cosa, ma io lo mandavo a farsi fottere. Cioè in campo ci andavo io e facevo io o altri giocatori di pari valore. Lui mi diceva una cosa che è vera. Non è giusto. Cioè che è constatata sul campo. Noi per esempio, uno dei punti che per me è venuto meno a quello che doveva essere un'impostazione, è proprio paradossalmente... Io non è che me la pigli col portiere, però dico che il rendimento del portiere è stato di gran lunga inferiore. E Mauro ha una giustificazione, dice, in Serie A il nostro portiere pigliava ogni domenica 25 tiri contro, ne parava 22, però 3 poi entrava, però faceva grandi risultati. Adesso in Serie B, in Serie C, gli tirano 4 volte e piglia 2 gol. Allora dice, ha ragione quando dice... Buffon sì, fa la sua papera ogni tanto, in partita sta inoperoso per 89 minuti, però poi al 90esimo è capace di sparare il paratone che equivale a 3 punti. Mario, ti do anche qua una spiegazione. Sì. La nostra difesa, che è stata una difesa un po' con la brodo, dai, impensabile, la difesa sì, nostra. Una difesa per modo di dire. Portiere da serie A. Ritornando alle pagelle sui giornali del periodo di Lerda e anche del primo periodo di Toma, noi troviamo che i giocatori della difesa hanno preso 4 e mezzo massimo, addirittura un giorno anche 3 hanno preso in pagella. Era una difesa veramente... Sto dicendo una difesa con la brodo. Il motivo per cui il portiere non ha fatto un grande campionato, la difesa prendeva tutti questi gol, possibile che non ci sia un motivo? Sì, c'è un motivo. Non c'era un centrocampo, un giocatore che proteggeva la difesa, perché il centrocampo non esisteva. Abbiamo giocato senza centrocampo. Un attimo, poi rispondi tu. Quello che dici tu è vero ed è riferibile alla seconda parte del campionato, quando il nostro tecnico giocava con 4 punti, però anche prima questa è stata una difesa con la brodo, quando non si giocava con 4 punti. Allora, la risposta è molto semplice, quello che dice lui è vero, una difesa non aiutata è giustamente una difesa che viene più facilmente perforata, perché se sono in 3 che difendono su un giocatore è più difficile che il giocatore vada lì. Ma la realtà è diversa, la realtà è che questa difesa non aiutata, ogni volta che un giocatore avversario si è trovato nell'uno contro uno contro un nostro difensore, andava via. Il che significa che i nostri difensori non sono buoni. E non soltanto questo, Mauro. La difesa non era protetta da un centrocampo e lì è tutto adeguato. Giusto. Benissimo. È tutto giusto. L'attacco non era supportato da un centrocampo. Però, e anche questo è giusto. Però se te allora era una squadra squilibrata. Se te era mettevi, una squadra squilibrata. Se chi l'ha squilibrata questa squadra? I giocatori o l'allenatore? Però, i giocatori non sono buoni. Però domenica a Bergamo, noi abbiamo visto Esposito cercare di fare una finezza che non era per niente prevista, perdere regolarmente la palla passata al giocatore dell'Albino Leffe, il quale tira in diagonale e segna. E allora questa presenza, il calcio vero, caratteriale, c'è o non il c'è? Il calcio vero non ci insegna niente. Nell'Inter con Samuel pigliavi
un gol ogni due partite. Nell'Inter senza Samuel pigliavi tre gol a partita. Qual è la differenza? La differenza è che un difensore estremamente forte aiuta tutti. Noi questo difensore estremamente forte ce l'avevamo, pensavamo che fosse Esposito o aveva giocato un pochino senza quell'impegno, io non lo so, oppure in Toscana si è già giocato sfavato. Sarebbe stato ottimo se avessimo avuto Ferrario. Questo non lo so, perché anche se Ferrario non ha dimostrato nelle ultime partite di essere bravo ed è stato in panchina purtroppo. È vero, però adesso noi ci troviamo dinanzi a questa situazione, appunto per questo abbiamo fatto pure la trasmissione. Abbiamo il manico, ce l'ha Elia, Elio, Gustinetti, sì. Un allenatore che ha delle ottime referenze, uno che è abbastanza deciso, sa rispondere anche a presidenti che calcano un po' la mano, vedi Camilli col Grosseto, lui l'ha anche mandato perché, anche perché la prima parte del campionato la fa bene quasi sempre. Allora, però non è la prima parte breve, perché lui si frega sempre alla fine del campionato. Non è un subentrante, è no, sempre a inizio Mario, di campionato. Una cosa soltanto, io ieri c'era anche il nostro regista che ha ripreso tutto il discorso di Gustinetti. Io ho ascoltato con molta attenzione Gustinetti. Gustinetti mi ha dimostrato una cosa, che ha le idee molto 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 chiare, lo ripeto tre volte, molto molto chiare. Lui ha detto: guai a considerarci una squadra forte, una corazzata, guai, partiamo perdenti. Consideriamoci una Ferrari. Questo è al contrario della Ferrari. No, contrario. Consideriamoci una Ferrari in questo momento, al di là del Gran Premio di Spagna. Non confondiamola, squadra, perché la Ferrari resta sempre moneta migliore mito, del mondo, ma in Italia resta la migliore. La migliore. Allora, restiamo nel nostro la Ferrari resta sempre la migliore macchina in Italia. È lo stato nel mondo, forse tornerà ad essere anche nel mondo. E la nostra squadra non era un granché perché non è stata condotta bene dagli uomini in panchina. Noi abbiamo sbagliato i due allenatori. Mi auguro speriamo di non sbagliare il terzo. Di aver indovinato il terzo. Devo dire una cosa, però, ma sono due cose che sono assolutamente correlate. Sì. La prima, questo allenatore non ha modo in nessun modo di trasformare questi calciatori da quello che erano in quello che sono. Certamente. Perché lui non può fare non niente. Può fare. Allora, questi calciatori devono mettere in testa che per il loro futuro devono cercare in ogni modo di vincere questi playoff, perché il loro futuro sul piano economico, sul piano del mantenimento della famiglia, dei figli, eccetera, così, ne va di mezzo senza discutere. E lo sanno. Non lo sanno. Questo è un compito dell'allenatore. Voglio fare di spiegare. No, poi dico la seconda cosa. La seconda cosa è una cosa ancora più importante. Non si può pensare che facendo lavorare fino al 26, in questi che sono 7, 8, 10 giorni, facendo lavorare i giocatori in maniera normale, bisogna farli riposare, bisogna che loro si presentino in condizioni fisiche di freschezza atletica. Mauro, questo è un consiglio Mauro, che gli voglio dare. Gustinetti è stato molto chiaro ieri, ha parlato di alimentazione, parlato di giocatori. Ma i giocatori lo sanno da sé, li deve far arrivare. Ha parlato di comportamento corretto alle 10 a letto, ha ripetuto questi concetti. Cioè, io ho visto un Gustinetti, una persona per bene, con idee molto chiare e che potrà darci veramente una mano. Se non fosse arrivato Gustinetti e qualcuno mi avesse chiesto quante probabilità è Lecce di vincere i playoff, avrei detto, ma con molto ottimismo, non più del 10%. Adesso ti dico che il Lecce con Gustinetti ha il 50% di possibilità di vincere i playoff. No, diciamo che il termine vincere è essere promossi, perché noi sappiamo è chiaro. Che potremmo per assurdo andare in Serie B senza vincere una partita, pareggiandole tutte. L'importante è raggiungere il traguardo. E questo augurio noi ce lo facciamo, sperando appunto di poter ritornare qua e poter fare un altro aperitivamente in occasione lo faremo. Intanto gli diamo un grossissimo in bocca al lupo alla a squadra, un benvenuto Gustinetti. E un bocca al lupo a Gustinetti. Arrivederci.